E buon weekend! E invece è arrivato il momento del nostro caffè con un caffè di cui devo dire sono particolarmente contento questa mattina. Perché? Perché oggi è ospite con noi il Cobra Sandro Tovaglieri. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, Sandro, è bellissimo ritrovarti proprio in queste giornate, sia perché, correggimi se sbaglio, qualche giorno fa, forse un po' più di qualche giorno fa, è stato il tuo compleanno, quindi ti facciamo un po' gli auguri in ritardo, è corretto? Grazie, 25 febbraio. Pensavo 25 anni, sarebbe stata anche una bella notizia, perché insomma sì. Riaverti a disposizione credo che avrebbe fatto comodo, non perché manchino gli attaccanti nel Bari, ma perché insomma un bomber come Sandro Tovaglieri credo che farebbe comodo a qualsiasi età. Vabbè, ma adesso ci sono dei giocatori bravi che possono tranquillamente giocare al posto nostro, quindi è bello vederli. Infatti, ma soprattutto diciamo che in questi giorni si è tornato a parlare di te, e soprattutto si è tornato a parlare di quel Bari, di quel Bari meraviglioso. Io ero piccolino, mi ricordo che erano i primi anni in cui mio papà mi portava allo stadio, mano nella mano, quindi ho dei ricordi anche molto vividi rispetto a quel periodo. Ma il vostro periodo soprattutto è tornato sulle magliette del Bari, con queste magliette celebrative, e domenica Nicola Bellomo ha fatto una cosa fantastica, perché ha segnato un gol in una partita tiratissima, in cui insomma abbiamo visto un Venezia che è venuto qui, ha fatto una grande gara, ha rischiato anche di passare in vantaggio con il gol annullato, e poi poco dopo Bellomo segna un gol di testa. Bellomo, il barese che gioca nel Bari, va sotto la curva e fa il trenino, e ci ha riportato un po' a quegli anni, a quel 94-95. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro il gol proprio. Credo che quello sia stato il primo trenino, quello con Guerrero, il tuo gol di testa, quella vittoria a Milano a San Siro, Tovaglieri Guerrero, e si vince 2-1, ed è una grande vittoria, e si fa il trenino della felicità. Non so se lo chiamavate così. Sì, vabbè, l'altro giorno quando ho segnato Domo è stata un'emozione, perché ti fa tornare indietro con il tempo, poi l'ha segnato proprio un barese, e quindi no, cosa migliore non poteva esserci, quindi ti fa tornare indietro. Noi l'ha portato Miguel Guerrero dalla Colombia, ci abbiamo messo 3-4 mesi per impararlo, perché non riusciamo a sincronizzare i movimenti. Poi quella splendida vittoria a San Siro, che fu la prima nella storia del Bari, ci ha dato il via a questa esultanza, che è diventata il simbolo di una città in eterno. Quindi noi quando segnavamo si vedeva proprio la curva dividersi un po' a destra, un po' a sinistra, lasciavano la parte centrale per fare il trenino, quindi non vedevamo l'ora di fare i gol per andare a esultare con i tifosi. Quindi è un ricordo bellissimo averlo rivisto l'altro giorno. Poi ho avuto il piacere da parte della società di avere questa maglia, cioè l'ho bella custodita in casa. Ah, bellissimo. Con il cognome, quindi ha portato bene, quindi sono contento. Che hai pensato quando la società ti ha detto, quando comunque sei venuto a sapere proprio di questa maglietta celebrativa in cui c'era il trenino, che lo diciamo un po' ci sei tu, diciamo, ci sei tu in quelle silhouette che si vedono sulle magliette? Beh, vabbè, ma io penso che il trenino faccia parte un po' di tutta la squadra, al di là che poi noi attaccanti, io, Guerrero, Igor Protti, eravamo quelli che insomma avevamo l'obbligo di segnare un po' di più rispetto ai centrocampisti e ai difensori, quindi però è tutta la squadra, perché anche quando segnava Amoruso, segnava Bigica, segnava Barone, Alessio, Gaudieri, andavamo sempre a fare il trenino. Però sicuramente per i tifosi l'emblema sono questi giocatori, Joao, quindi tanti giocatori importanti. Sandro, voglio proprio scavare nei tuoi ricordi, perché adesso ci hai detto proprio che era una cosa, un po' lo sappiamo, che era stato Guerrero a importare questa idea, ma quel giorno, in quella partita, in quell'Inter Bari, vi eravate preparati? Avevate detto, vabbè, se l'abbiamo testato ben bene questo trenino, poi lo facciamo? Perché poi, se non sbaglio, in quella partita segna prima Guerrero, che poi era quello che l'aveva importata, però il trenino poi lo fai tu al secondo gol, è giusto? Sì, segna Guerrero il primo, poi io faccio gol di testa e facciamo il trenino praticamente proprio sotto la curva
L'avevi pensato prima? L'avevi pensato oggi, se segno faccio il trenino? O è stata una cosa che lì sul momento ti ha preso l'euforia? Certe volte ci sono dei momenti, no? Tu quando sei in mezzo al campo magari fai gol, certe volte l'esultanza può essere anche diversa, però non avevamo preparato niente, però siccome ci avevamo messo diversi mesi è venuta proprio una cosa naturale andare lì alla bandierina, e da lì praticamente è nata questa fantastica manifestazione di esultanza che ha colpito un po' tutta l'Italia, perché credo che sia stata una delle esultanze più belle, anche riconosciute da altre tifoserie, non solo dalla nostra. Sì, è vero, è vero. Sandro, Bari è stata una delle tue tappe più importanti. Tu hai girato tantissime squadre, hai fatto tantissime esperienze, hai segnato praticamente ovunque tu sei andato, quindi anche questo è importante. Però Bari probabilmente è stata la parentesi dove, se non sbaglio, hai fatto più presenze, più gol, quindi probabilmente una delle più importanti, se non la più importante della tua carriera. Com'è nata la possibilità di venire a Bari? Come nacque quella cosa? Noi oggi viviamo oggi un po' di retroscena sempre delle trattative di mercato, che sappiamo era molto diverso all'epoca, anche se non è che stiamo parlando di un secolo fa, siamo nel 1993. Tu nel 93, se non sbaglio, sei venuto a Bari. Beh, diciamo che il mio approccio a Bari è stato anche abbastanza fortunoso, perché io giocavo con la Ternana, dall'Ancona andai alla Ternana e poi la Ternana siamo andati in ritiro, e praticamente mi ricordo che aveva acquistato a me, a Magliellaro, a Taglialatera, tutti i giocatori che hanno giocato nel Bari, soltanto che il presidente ha fatto una campagna acquisti faraonica, però non aveva i soldi per pagare i cartellini dei giocatori, quindi siamo tornati tutti nelle società di appartenenza. Io mi sono allenato un mese e mezzo con l'Ancona, stando diciamo fuori rosa, e lì nacque la situazione, la storia del Bari, e io l'ho accettata molto, molto volentieri, non conoscendo la città, ma mi sono reso conto subito che era una città che aveva fame di calcio. Qual è stato il primo approccio con la città di Bari? La prima cosa che hai visto quando sei arrivato a Bari? Ma guarda, è stata talmente una cosa tutta affrettata, perché io arrivai il martedì e mi ricordo che la domenica, la prima partita, c'era un derby sentitissimo che era Bari-Taranto, quindi mi è capitato proprio in una settimana di arrivare, di allenarmi 3 giorni e di andare in campo con questo derby davanti a 40.000 persone, e ho avuto il piacere, la fortuna di fare il gol sotto la curva nord, e quindi era proprio destino che sbocciasse un amore dai primi giorni, perché poi sai benissimo che quando segni in un derby non vale un gol ma ne vale 5, poi abbiamo vinto, quindi la gente appena arrivi fa i gol e si innamora subito, e poi praticamente si è cucita sul petto, sul cuore, con un legame bellissimo dentro e fuori dal campo con la città, con la mia famiglia, che sono stati benissimo. Avevo 2 bambini che avevano 1 anno e 3 anni, quindi ricordi fantastici, mi hanno adottato veramente come un figlio. Io, a distanza di quasi 30 anni, quando torno mi sento proprio a casa, cioè l'affetto è rimasto invariato, e certe volte magari faccio anche fatica a spiegarmelo, poi però la gente mi dice, quindi mi rendo conto di aver fatto qualche cosa di bello, ma soprattutto che loro a me mi hanno lasciato dentro qualcosa che me lo porterò per tutta la vita. Siamo in chiusura, Sandro, al volo ti vorrei chiedere, perché comunque le emozioni che si stanno vivendo in questi mesi riportano un po' indietro proprio anche a quegli anni, anche a quella meravigliosa promozione, ripeto, io la ricordo particolarmente, ma noto che è una cosa abbastanza comune, quelli sono stati degli anni che in qualche modo sono rimasti molto molto impressi ai tifosi biancorossi, e probabilmente perché c'era uno spirito particolare, c'era una magia, un'alchimia particolare. Oggi diciamo che il calcio era anche diverso, sì, è vero. C'era più attaccamento alla maglia, c'era più rapporto con i tifosi si potevano permettere di venire a vedere gli allenamenti. Oggi è diventato un po' tutto più complicato, più difficile, e poi c'erano negli anni 90 c'erano i grandi campioni italiani,
e esteri, insomma, sono venuti tutti in Italia. Io mi ricordo anche una sconfitta, perché a volte anche le sconfitte erano delle cose che comunque ti lasciavano comunque un qualcosa e ti sentivi soddisfatto. Mi ricordo una sconfitta con il Milan, se non sbaglio segnò 4 gol, 3 gol Savicevic, mi ricordo una cosa del genere. Perdemmo 5-3, io feci 2 gol, ero sì. capitano, quella sera c'erano 60.000 persone. Ma devo dire che quelle partite che noi abbiamo perso con la Juventus, con il Milan, con l'Inter, siamo sempre usciti applauditi dalla tifoseria, perché no, non facevamo mai brutte figure, ce la siamo giocata tutte le partite fino all'ultimo. Infatti, posso confermartelo da tifoso di quelle partite, perché lì mi ricordo proprio allo stadio questa cosa, che poi al di là della sconfitta poi ne uscivi comunque contento e soddisfatto. Ma Sandro, poi ci fu quella torciata bellissima della curva nord, sì. che ha coperto tutto lo stadio, quindi credo sia stata una delle coreografie più belle, insieme a quella di Bari Foggia di qualche anno fa. Sì, sì, certamente, certamente. Sandro, noi siamo arrivati al termine di questo spazio. Ovviamente la speranza è di poter tornare a vedere, magari anche con te qui allo stadio con noi, una bella partita in Serie A del Bari, perché il Bari... Guarda, innanzitutto tornerò sicuramente sabato prossimo a Bari Frosinone, perché sono invitato dalla Lega come testimonial di questa partita. E quindi dovrò fare un giro in città a firmare palloni ai tifosi e vedere la partita allo stadio, andare anche in mezzo al campo alla fine del primo tempo a salutare tutta la città. Quindi sicuramente l'11 marzo sarò a Bari a vedere Bari Frosinone, che credo che sarà un bell'ambiente. Certo. Beh, allora sarà bello rincontrarti in quell'occasione. Grazie al Cobra Sandro Tovalieri per essere stato qui con noi questa mattina. Grazie a voi, un tifoso. Grazie. Ciao. Grazie Sandro. E invece noi siamo in ritardissimo, purtroppo. E allora, però, purtroppo, per fortuna, c'hai un grande ospite come Tovalieri, è bello anche rivivere questi ricordi.